Un minuto con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, un luogo che ha visto la presenza di Padre Pio nel 1916. La sua permanenza fu di circa 7 mesi in questo convento, da febbraio a settembre, ma fu un convento importante perché era una via di passaggio, soprattutto per tanti frati che qui risiedevano, ad esempio, prima di partire e affrontare alcuni viaggi, andare verso Napoli o la stessa Roma. Ecco, Roma. Perché Roma? Perché il 17 maggio del 1917 Padre Pio è a Roma. È a Roma con Padre Benedetto e con sua sorella Graziella. Ce lo racconta proprio lui nel suo epistolario, attraverso un itinerario già stabilito e prestabilito dallo stesso Padre Benedetto agli inizi di maggio. Tornerà a San Giovanni Rotondo il 23 maggio. Padre Pio, infatti, assieme alla sorella Graziella, che poi divenne Brigidina col nome di Suor Pia dell'Addolorata, fecero questo viaggio verso Roma e partì da San Giovanni Rotondo il 14 di maggio per questo convento, per Foggia. Rimase qui una notte, poi il giorno dopo, il 15, partì per Pietrelcina per accompagnare la sorella verso Roma, e fecero questo viaggio verso il giorno dopo, il giorno seguente, verso Roma. E in questa giornata, nel 1917, incontrarono la madre badessa. Pensate un po', la madre badessa di allora oggi è santa, Santa Maria Elisabetta Assemblad. Quindi Padre Pio conobbe questa suora, ma allo stesso tempo ebbe anche un rapporto epistolare, perché agli inizi di gennaio le scrisse una lettera di presentazione della sorella, raccontando chi era Graziella e chiedendo di farla entrare in questo istituto, in questa congregazione delle suore brigidine. Poi ancora verso aprile mandò una cartolina chiedendo scusa per il motivo per il quale non ancora accompagnava la sorella, l'avrebbe fatto nel mese di maggio, e così accadde.